live in a land. Qualità. Too much greed and stile. Consulenza dell'immagine per creare bellezza. Sandrina e Monica Parrucchieri, Compagnia della Bellezza. Via degli Eucalipti 13, Ciconia, Orvieto. Il notiziario è offerto da Sandrina e Monica Parrucchieri, Hotel Palazzo Piccolomini. Sotto l'egida del Centro di Collaborazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Epidemiologia e la Prevenzione Orale, si è svolto nella sala del Governatore del Palazzo dei Sette un convegno organizzato dall'ANDI di Terni in collaborazione con i pediatri di libera scelta del distretto numero 3 di Orvieto, ASL numero 4. Tema del convegno: l'importanza dello screening per la prevenzione e la salute del cavo orale nei bambini. Vediamo il servizio di Antonello Romano. In Italia un bambino su tre perde il sorriso a causa delle malattie del cavo orale e in particolare dei denti. Il 22% dei bambini entro i 4 anni evidenzia una patologia cariosa, che sale addirittura a circa il 44% entro i 12 anni. In forte aumento è anche la baby battle tooth decay, ovvero la carie da biberon. Secondo una statistica del Ministero della Salute, in Italia 8 bambini su 100 dichiarano di non lavarsi mai i denti prima dei 6 anni e 1 su 4 non è mai stato dal dentista per un controllo. Sono circa 1,5 milioni i bambini italiani di 6 anni affetti dalla carie dentale. Da qui l'importanza della prevenzione e della comunicazione da parte degli addetti ai lavori. Questa idea è nata dalle linee guida nazionali che sono state fatte sulla promozione e la prevenzione delle patologie orali, che vede due grandi attori: la pediatria per i primi anni di vita e l'odontoiatra che si occupa di bambini negli anni successivi. È importante condividere le raccomandazioni preventive che sono state messe a punto, e questa giornata ci consente proprio di discutere e lasciarci alla fine della stessa avendo davanti un obiettivo comune, che è un bel progetto di prevenzione per questa città. Il notiziario è stato offerto da Sandrina e Monica Parrucchieri, Hotel Palazzo Piccolomini.